Ancora in compagnia della Suzuki Katana, grazie al dealer Topomoto, e arriva appunto il momento di vederla in azione, questa motocicletta che si rifà ovviamente al mito della Katana degli anni 80 che ebbe tanto successo. Suzuki ha deciso di riproporla e devo dire che ha incuriosito ed appassionato ovviamente anche motociclisti moderni. Andiamo a vedere il nostro test. La Suzuki Katana arriva in tutti i concessionari italiani e a Napoli ci dà la possibilità di provarla in strada il dealer Topomoto al corso Vittorio Emanuele. È un pomeriggio caldo e afoso che però non ci impedirà di assaggiare le doti dinamiche di una moto che aveva fatto tanto scalpore al Salone di Milano nel 2017. Fu proprio allora che Suzuki propose la riedizione, in chiave moderna, del mito Katana nato all'inizio degli anni 80 e che tanto colpì i motociclisti europei, visto che proprio a loro era dedicata questa moto. L'entusiasmo è stato così tanto che Suzuki ha accelerato il prospetto del designer italiano Rodolfo Frascoli e oggi il progetto finale gode di una base tecnica di tutto rispetto. In realtà si tratta di una versione della GSX S1000 più curata, da cui è preso in prestito il telaio, mentre il manubrio è più largo. Anche il motore è quello della Naked sportiva e parliamo del glorioso K5 della GSX R, una moto molto cara a Suzuki. Internamente è stato tutto rivisto e resta importante la potenza, che arriva a 150 cavalli a 10.000 giri minuto con 108 Nm di cuffia a 9.500 giri minuto, il tutto per un peso in ordine di marcia di 215 kg. Poca elettronica, non ci sono mappe, perché l'obiettivo di Suzuki è offrire tecnologia e divertimento per i motociclisti moderni, ma rispolverando un mito del passato, emblema della gamma Suzuki. Get a taste of my bad side. Suzuki Katana, tutto ciò che GSX 1000RA, noi lo sfruttiamo su questa mocetta rievocativa, fantastica. Quando è arrivata negli anni 80 ha aperto un filone, il filone nippo europeo, no? Mocetta estremamente maneggevole, anche sul veloce, veloce inteso in autostrada, abbiamo sfruttato una discreta protezione aerodinamica, ovviamente è comunque una Naked, una Super Naked S, come dico io, perché tutta la struttura anteriore fa un po' da semicupolino, no? E questa è la caratteristica forse principale di questa splendida Katana. Ovviamente il punto più interessante è questo motore, che ha un'erogazione fantastica. Appena tocchi il gas ti fionda giù, qua ci sono pochi fronzoli, non ci sono mappe, ci sono solo tre controlli di livello trazione, quello che basta se vogliamo, poi il resto lo fai tu col polso destro, se hai ovviamente le palle per farlo e cioè aprire a centro curva, buttarti giù nelle curve. Senti come urla il quattro cilindri. E sfruttare anche, perché no, la frenata potentissima. È tutto molto preciso sulla Katana. Ricordiamo che la base alla fine è quella di una superbike completa. Gli elementi fondamentali sono, insieme al motore potentissimo, una ciclistica da riferimento. Suzuki è sempre stato così, sono quelle moto che ci sali su
e dopo 250 metri è già la tua motocicletta da sempre. Grazie di cuore a Francesco Aristasio e lo staff di Topomoto, concessionario Suzuki per Napoli e provincia, che ci ha dato questa bella opportunità di strapazzare un po' la katana in questa bellissima colorazione nero, anche se quella più rievocativa è la grigia. Io veramente la sto strapazzando perché voglio provare a vedere anche i freni, che sto guidando così da un bel po', insomma, messi alla frusta, non gliene frega niente. Sembra che siano stati concepiti proprio per la pista. Sfruttiamo un po' di controllo trazione, l'abbiamo messo su 3 adesso perché è veramente viscido qua l'asfalto, ormai abbiamo una condizione sempre estrema sulle strade campane, poi sfruttare questi bolidi diventa sempre più difficile anche per questo motivo. Quindi ragazzi, raccomando, cervello sempre collegato, anche nel caso, ciao Antonio, nel caso della katana, perché ripeto, abbiamo tutto ciò che serve per divertirci con prestazioni veramente importanti, ma purtroppo le strade non ci sostengono. La Suzuki Katana è disponibile per il test in strada, basterà contattare il dealer Topomoto per fissare un incontro. Il prezzo invece si aggira intorno ai 13.700 euro. Of my bad side.